arrivati a oggi, la situazione che vedi dalla presentazione del piano industriale il 15 di settembre, dove l'azienda ha sintetizzato in questi tre punti: esternalizzazione di tutte le attività di handling, la movimentazione e stoccaggio auto, il trasferimento della sede di Torino sul Castiglione di Stiviere, che è dove ha sede Bertani, che ha acquisito le azioni della Fratelli Lia, e l'adeguamento dello stipendio degli autisti al contratto attuale nella Bertani SPA. Quello che ora stiamo affrontando in particolar modo è l'esternalizzazione del personale di terra, che loro hanno espresso un concetto astratto, l'esternalizzazione, ma in realtà ad oggi non c'è un progetto vero con un soggetto che è in grado di, come dire, eventualmente assorbire il personale garantendo livelli occupazionali e reddito. Questa è proprio la sintesi estrema di quello che sta succedendo. E oggi, dopo 4 giorni di sciopero, l'azienda, a dimostrazione della poca chiarezza e della pochezza, delle idee, non ci ha ancora chiamato, non ha presentato nessun progetto. Quindi noi probabilmente, dopo la convocazione in regione di oggi, faremo assemblea e decideremo cosa fare, se continuare con l'iniziativa di sciopero o, se ci veniamo chiamati, metterci al tavolo e fare la trattativa vera.